Io li capisco, gli amici del PD, insomma, anche psicologicamente è difficile per loro fare una campagna elettorale con queste chiacchiere, mentre noi rispondiamo dall'altra parte con questi fatti concreti. Però non bisogna dire le bugie. Dire che la Lombardia non ha investito sui treni e sulle ferrovie è una bugia. Solo in queste due settimane abbiamo aperto quest'opera oggi, avviato i lavori della Salerno Serenio sabato scorso. In questi due anni abbiamo realizzato una cinquantina di chilometri di ferrovia nuova in più, abbiamo aperto due decine di nuove stazioni in Lombardia, abbiamo firmato nuovi contratti di servizio con il 40% di soldi in più e avviando 249 corse in più per i nostri pendolari. I fatti sono qui da vedere, c'è una stazione che non è completata, c'è una specie di piccolo container che fa da biglietteria e ci sono delle strutture provvisorie. Se questo è fare i fatti, dovevano metterci la faccia, venire qui e far vedere anche questa parte. Deve smettere il malvezzo della politica che inaugura opere quando ancora non ci sono i servizi definitivi e questo va a danno solo dei pendolari, di chi va a lavorare ogni giorno.